L'umanità avanza nella nebbia di Monique Mathieu, 7 novembre 2020, traduzione Marina. Per molti, molti anni terreni vi abbiamo preso per mano, informandovi di ciò che sta per accadere al vostro mondo, ma come esseri umani voi credete senza credere. Finché non vi trovate in una determinata situazione, non credete necessariamente a ciò che viene detto. Quello che abbiamo detto per così tanti anni può essere cambiato, l'abbiamo detto spesso, ma ora i cambiamenti saranno difficili da fare e vogliamo allenarvi ad essere quello che dovreste essere. In questo momento l'umanità avanza come in un'enorme nebbia che per il momento non è ancora completamente oscura. Questa nebbia si addenserà e voi, figli della luce, figli della terra, dovete essere un punto di riferimento in questa nebbia. Dovete essere una lampada che brilla in questa nebbia che si addenserà sempre di più. Per questo abbiamo cercato di informarvi e cercato, attraverso quanto vi abbiamo detto fino ad ora, di rendervi consapevoli non solo di chi siete, ma della vostra missione. Ognuno di voi ha una missione, è simile, perché la vera missione è ciò che state diventando ed è anche la luce e l'amore che potrete ripristinare, con cui potrete illuminare coloro che vi circondano. È una missione in evoluzione per ognuno di voi. Questa missione è di fare quante più esperienze positive possibili durante la vostra incarnazione terrena. Siamo comunque obbligati a informarvi di ciò che accadrà, perché alcune cose saranno immutabili. Certi eventi saranno la conseguenza del grande sonno dell'umanità. Torniamo a questo grande sonno. Questa nebbia è stata proiettata su tutta l'umanità, in tutti i paesi del mondo. Oscura totalmente la coscienza degli esseri e impedisce loro di vedere la realtà. Sono dunque colpevoli della loro ignoranza? Sono colpevoli di essere rimasti molto, molto addormentati? Diremo di no, nessuno è colpevole di niente. Se parlassimo di colpa, andremmo contro l'insegnamento che vi stiamo dando. Non dovete mai sentirvi in colpa per niente. Nessuno è colpevole, ma coloro che sono risvegliati devono, per quanto possibile, cercare di risvegliare chi gli sta intorno. Non affermando ciò che sanno di se stessi, della vita e di ciò che verrà, ma semplicemente rassicurando ancora e ancora, con gentilezza e amore. La vostra missione è magnifica. Avete l'immensa opportunità di essere un essere risvegliato, un essere che prende coscienza della sua missione, del suo ruolo, che andrà sempre avanti come un fiero piccolo soldato della luce e dell'amore per aiutare il piano che deve essere realizzato. Ovviamente questo piano è in arrivo. Purtroppo ci saranno grandi tribolazioni nel mondo, in alcuni paesi più che in altri, a livello della popolazione, per la loro mancanza di cultura e di conoscenza, qualunque essa sia. Saranno molto più manipolabili di quelli che sono mezzi svegli e naturalmente di quelli che sono pienamente svegli. Ci saranno quindi molte, molte partenze. Speriamo che grazie a tutti gli operatori di luce, grazie a tutti i figli della luce, il potere dello stato profondo diminuisca per abbreviare il tempo delle tribolazioni e che la maggioranza degli esseri umani possa passare nel nuovo mondo. Niente perduto. Anche gli esseri che vi circondano,
che oggi non sono necessariamente svegli e non credono nelle grandi tribolazioni che si avvicinano, saranno in grado, come con un enorme shock emotivo, di risvegliarsi, comprendere, trasformare e illuminare e irradiare. Fino all'ultimo momento niente andrà perduto. Anche lasciare questa vita, lasciare questo mondo, non è qualcosa di terribile, al contrario. Ma chi non è ancora arrivato alla fine delle sue esperienze non potrà lasciare questo mondo, qualunque cosa accada. C'è un tempo per tutto, un tempo per vivere, un tempo per partire per un'altra vita, molto più alta naturalmente, ma c'è anche un tempo per agire, un tempo per capire, un tempo per irradiare luce e amore. Vi riconoscerete in voi stessi, cioè ricollegherete la vostra parte umana all'altra vostra parte, molto più grande, molto più evoluta, che ha origine nella vostra coscienza spirituale e che avrà origine, molto più tardi, nella vostra coscienza divina. Per il momento siete tutti tagliati in due, siete alla ricerca di voi stessi. Una parte di voi chiede di fondersi con questa parte spirituale e divina, con questa parte dove la luce e l'amore si irradiano. Questo può essere fatto a poco, più velocemente per alcuni esseri che per altri, ma prima che questo possa accadere, dovete accettare e capire la vostra parte inferiore, la vostra parte umana. Dovete amarla, custodirla, confortarla, rassicurarla come un bambino che siete ancora, poiché non siete ancora nati dall'altra parte di voi stessi. Per gli operatori di luce, i figli della luce, ci saranno momenti che potrebbero essere più difficili di quanto pensano. Tuttavia, chiediamo loro di mantenere sempre la speranza. Naturalmente, per ora, a meno che voi non accediate a certe informazioni, non vedete ancora il lavoro della luce e le azioni che sta compiendo. Li percepirete sempre di più nelle settimane e nei mesi a venire. Entro la fine dell'anno dovrebbero accadere cose molto importanti per la vita su questo mondo. Saranno molto importanti in entrambe le direzioni, nella direzione dell'ombra che si addensa, ma anche nella direzione della luce che si illumina. Siate la piccola luce che illuminerà il cammino di coloro che si sono persi. Siate la piccola luce a cui chi cerca potrà collegarsi. Siate la piccola luce che consola, rassicura e ama. Tutti voi avete la capacità di farlo. Avete scelto prima di venire in questo mondo il ruolo che state svolgendo. Cioè avete scelto la missione che è vostra. Non ci sono piccole missioni, ci sono semplicemente missioni diverse a seconda di ciò che siete, secondo le vostre scelte, secondo ciò che siete stati, secondo le vostre conquiste precedenti, secondo la vostra capacità di amare e la vostra capacità di trascendere le vostre paure. Se le vostre paure vi assalgono, non sentitevi in colpa. Riconoscere semplicemente ciò che siete vi permette di sradicare ciò che non è ancora luce dentro di voi. Se la vostra luce è nascosta nel profondo di voi, non sarete in grado di illuminare ciò che siete attraverso la vostra luce e il vostro amore. Tante cose si stanno preparando, abbiate fiducia e fede. Lo diciamo, lo ripetiamo e lo ripeteremo sempre. La luce trionferà sempre, qualunque cosa accada. Chiunque voi siate, non dimenticatelo. Rimanete concentrati in voi stessi e cercate di capire sempre di più chi siete. L'anima magnifica,
la magnifica persona che siete e che diventerete. Non dimenticate questo, che è molto importante. Più passeranno i giorni e i mesi, più intensa e scura sarà la nebbia. In questa nebbia dovrete essere la piccola luce che illumina il cammino di chi si è perso. Voce narrante marina.